la buona notizia l'abbiamo anticipata ieri. Vitor Barreto ha smaltito l'infortunio e sarà a disposizione di Antonio Conte già sabato contro il Vicenza. Lo abbiamo intervistato subito dopo l'allenamento. La punta brasiliana, come potete immaginare, non vede l'ora di tornare a giocare. Pierpaolo Paterno. Si va verso Vicenza, la vera novità nel Bari di Conte è che dopo giorni con problemi muscolari Barreto c'è. Barreto, innanzitutto come sta? Sto abbastanza bene, devo riprendere un po' il fiato, però con la gamba già meglio. 3 punti in 3 partite, dal punto di vista morale che Bari ha ritrovato? No, bene, siamo consapevoli che la Serie B è difficile, abbiamo fatto in 3 partite 3 punti. Direi che da un punto di vista va bene perché non abbiamo mai perso. Come dice Miste, è dura fare gol nella nostra squadra perché abbiamo dei difensori che ci mettono tanto. Quindi speriamo di andare a Vicenza e di portare a casa i 3 punti. In attacco adesso c'è anche Colombo, ma per volare i tifosi sognano il gol di Barreto. Sono contento, speriamo che arrivi, perché va bene che ho fatto solo una partita, però la prima partita si è visto, ho avuto 2 occasioni di gol, non è sfruttata, però sono contento. Spero di fare bene quest'anno e di puntare in alto, diciamo. E i tifosi del Bari sicuramente ricordano la sua strepitosa galoppata al San Nicola e il gol che sancì la vittoria storica contro il Milan. Per molti baresi è stata l'ala più forte degli ultimi 20 anni. Oggi allena il Potenza. Parliamo ovviamente di Carmine Gautieri. Oggi pomeriggio lo ha intervistato per noi il nostro Pietro Scognamiglio. Mister Carmine Gautieri è ricordato ancora oggi a Bari come l'ala destra più forte della storia biancorossa. Ho fatto 3 anni formidabili a Bari dove porto un ricordo indelebile. Penso che oggi il Bari però abbia anche un tornante che ho visto giocare nel torneo a San Giovanni Rotondo che può essere l'erede di Gautieri. Rivas. Ricordano i tifosi del Bari un gol storico contro il Milan, era l'anno 95-96. Sì, lo ricordo anch'io perché aver fatto quel gol c'erano, non mi ricordo, i titoloni sui giornali. Lì fu una grande partita, cioè il Milan non perdeva se non erro da 2 anni e perse l'imbattibilità a Bari con il mio gol. Sta seguendo oggi le vicende della squadra di Conte? Sì, l'ho seguito, le seguo, vedo, giocano anche un ottimo calcio, penso che il Bari abbia un'ottima società. Ha un grandissimo allenatore emergente come Antonio Conte, che l'ho visto molto, ma molto preparato. Carmine Gautieri pensa di poter rimanere il tecnico di questa Potenza? Io me lo auguro perché è bellissimo lavorare su un campo, anche perché solo quello so fare, altro no. E poi lavorare, ripeto, con un gruppo di splendidi ragazzi, con una società buona dietro, può solo che far piacere. Sicuramente per come andrà dovrò ringraziare il presidente Postiglione che tanto mi ha dato una grandissima possibilità di allenare, non è facile. Comunque vada, devo solo che ringraziarlo.